Grande stagione quest'anno su Re 1 oggi nel Salento, quali le tue sensazioni? Vabbè, naturalmente ti potrei raccontare le miglior cose, ma non saranno mai quelle che penso. Tu lo sai che ho musicisti salentini, le vacanze le passo qua, da Gallipoli ad Alimini, praticamente questa è zona mia. Sole, mare, vento, però avete il grosso problema, avete un grande difetto, che non posso venire ogni volta qua e ingrassare 2 chili, dovete smetterla con questo cavolo di vostra ospitalità che veramente è terribile, ma ci vengo volentieri. Il problema è che quando si va via di qua poi bisogna fare due giorni di dieta assoluta. Sono 25 anni che vengo qua a cercare di far ballare la gente, in realtà siete voi che fate ballare me, è uno dei posti più belli del mondo, ma lo sai, non lo dico perché siete qua voi, lo dico perché venivo qui in vacanza in tempi non sospetti. E poi mi piace la gente, mi piace il fatto che siete sempre molto disponibili, molto carini. Ho 2 musicisti salentini che sono anche 2 musicisti straordinari, quindi se adesso magari loro vedono che anche dice solo qualcosa di male, domani mi fanno una faccia tanto. No, volevo dirgli forza Bari, ma loro mi ammazzano perché loro sono proprio tifosi di Lecce Lecce. Per me la Puglia sono veramente le Maldive, cioè non capisco perché non abbiano questa importanza quanto le Maldive, un posto meraviglioso oggi. Poi casa qui a Gallipoli? A Maglie, io sono, mi sento salentino, se volete potrei anche cantare Delici, sì, Musimo, però mi fermo qua perché... No, avendo, lo dicevo prima, avendo musicisti salentini, e questo è stata una conseguenza, è stata una grande fortuna. Io adoro la vostra terra, sono qua sempre. Ci sono, calcola che noi quando veniamo in tournée da queste parti è proprio per me la tappa d'obbligo, la base è il Salento. Che tutti quanti mi dicono, ma sei stupido, dovresti andare a Bari che è la zona perfetta per andare avanti. No, no, non me ne vogliono i baresi, però secondo me da Gallipoli ad Alimini, dove vai vai, è veramente come se fosse a casa mia, è uno dei paradisi più belli del mondo. Sì, è una cosa strana, io ho voluto produrre un disco, sai, si parla tanto di talent show, io non ho nulla contro i talent show, però credo che nei talent si dia valore spesso a solo coloro che hanno belle voci, e invece credo che si debba investire anche su coloro che scrivono e compongono canzoni. Voglio dire, se non ci fosse stato Mogol non ci sarebbe stato probabilmente Battisti. Ecco, io nel mio piccolo ho voluto investire sui nuovi autori e compositori, e proprio oggi, vedi che il Salento poi mi porta tanta fortuna, proprio oggi siamo al primo posto delle classifiche indie, e quindi mi fa piacere perché hai visto mai che ho investito su magari qualche nuovo artista che possa diventare il nuovo Mogol. Cosa in cantiere, Paolo Belli? Allora, adesso state stretti con le immagini perché devo fare i dovuti scongiuri. No! Mi auguro, lo dico veramente, tanta serenità, tanta salute per la mia famiglia, per i miei musicisti, per le persone che io voglio bene, e mi auguro che la vita mia vada sempre così. Io sono partito da un paesino piccolissimo dove speravo di fare trasmissioni su Rai 1, faccio trasmissioni su Rai 1, quindi adesso c'è la tournée e poi... sembra che ci sia qualcos'altro imminente in televisione. Mi piace fare lo show, visto che me lo fanno fare, permettetemi di farlo finché mi danno questa opportunità. Torni su Rai 1 quindi? L'hai detto tu. Sono molto scaramantico.